È arrivata un'astronave di formaggio, ragazzi. Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Non so bene di cosa parleremo perché sarà tipo la 17esima apertura. Però è evidente che sarà un video su Londra. E credo sul cibo. Non ci giurerei, ma credo sul cibo. Giornata Borough Market. No, nel senso che... Ma non è vero. Non è proprio vero niente. Siamo qua per mangiare uno specifico grilled cheese sandwich. E basta. E basta. E poi si scappa via da questo posto. C'era stato descritto come parecchio turistico e probabilmente lo è. Però sono le 9 del mattino, quindi è ancora tutto molto tranquillo. Sì, a quest'ora devo dirvi che è piacevole. Ho giusto voglia di un bel cheese sandwich grondante formaggio. Per colazione. Per colazione, sì. Ok, how do they say action in Italian? Azione. Okay. Azione. Allora ragazzi, molto contenta perché oltre a varie tipologie di formaggio ci sono dentro cetriolini e cipolle crude. Ok, è un po' strong, ma molto contenta. E sono le ore 9. Allora, pane bello croccantoso, dentro ci sono tre formaggi, c'è il comté, il cheddar e la raclette. Devo dire molto buono, in più come diceva Franci, ci sono delle verdurine qua e là che lo rendono ancora più godibile, cetriolini, devo dire. Cetriolini e cipolla. Super buono, grassino, acidino, colazione dei campioni di stamattina. Abbiamo pagato 8 sterline, direi che vale la pena, c'è anche una discreta coda. Quando noi ci mettiamo in testa un'idea relativamente a un cibo in cui dobbiamo diventare massimi esperti, facciamo molto seriamente. Quindi, nuovo posto, nuovo grilled cheese. Siamo da Sager, più wild, non lo so se si pronuncia così. Quello dove siamo in questo momento è innanzitutto un posto dove si beve, un cocktail bar. Abbiamo preso due bicchierini di Radicon, che è quasi di casa nostra, oserei dire, nonostante siamo a Londra. Arriveranno due grilled cheese sandwich, un po' diversi tra loro. Nel frattempo sto renderizzando il video di domani, a sgamo, sperando che la batteria regga. Bene ragazzi, sono arrivati due grilled cheese, uno con i peperoni arrostiti, che mi ispira parecchio assai, e poi il classicone, spring onion e il cetriolone a fianco, che ci sta sempre bene. Al di là dell'ovvia untuosità che penso traspaia, ora Franci mi devi dare il classico morsaccio che viene giù tutta YouTube. Perché ho deciso di fare questo video? Perché secondo me il grilled cheese sandwich è una cosa semplicissima, ma se cucinata con amore e con buoni ingredienti è proprio comfort food, è proprio godurioso. Quanto ci sta bene il gherkin a fianco al formaggio? È la morte sua. Sono leggermente untini, ragazzi, e quindi buoni. Forse un pelo troppo untini. Cetriolino. È buonissimo quello col peperone. Peperone arrostito col formaggio. Quello col peperone è mio preferito. Bravi. Quindi ragazzi, se avete voglia di un buon bicchiere di vino e di un grilled sandwich iuntino il giusto, io in particolare vi consiglio quello col peperone, che era il mix tra dolcezza di peperone arrosto e grassezza di formaggio. Abbiamo pagato in totale 50 sterline. Due bicchieri di vino e due grilled sandwich obiettivamente giganti. Mi è venuta proprio voglia di un toast serio con del formaggio e con qualcosa
Tipo una bella salsiccia scozzese di frattaglie? Direte voi, e invece sbagliate un sacco. Dove eravamo rimasti non lo so, siamo entrati da Dini's. Siamo in una zona piuttosto periferica di Londra. Ci abbiamo messo un po' per arrivare fino a qua. Comunque vi lasciamo tutte le info in descrizione di dove stanno questi posti. Abbiamo ordinato un grilled cheese sandwich che qua si chiama The Big Cheese. E poi per cambiare un po' abbiamo ordinato anche un toast leggermente diverso. Nell'attesa una bella pot gigante di tè caldo che fa molto British. Bomba di trigliceridi in arrivo. Siete pronti? Perché noi lo siamo. Io direi che così allo sguardo siamo già soddisfatti. Questo è il signature dish, il signature po- e il signature è... Vale anche dire cavallo di battaglia. Questo è il cavallo di battaglia del posto, che è composto ovviamente da un quintale di formaggio, haggis, che è una sorta di salsiccia di frattaglie scozzese, e cipolle caramellate. Buono. Acidino, si contrasta benissimo con il grasso del formaggio, e guardate anche come hanno ben tostato il pane. Per capire se hanno tostato bene il pane, questo è l'ASMR che tutti vogliono sentire. Io invece, raga, andrò con il big cheese, bello bollente, composto da tre formaggi diversi di cui non abbiamo chiesto l'origine. Credo che uno sia cheddar. Questo è uno spuntino comfort food dove bisogna godere e basta. Questo qua di Franci, oltre al formaggio c'è la salsiccia e secondo me qualche altro ingrediente che lo rende un po' più vario come sapore. Senape e cipolla caramellata. Ah, ecco che cos'è, senape e cipolla. Abbiamo pagato 21 sterline e 67. Franci, siamo soddisfatti di questo Dini's? Molto soddisfatti, il mio Macbeth mi è piaciuto un sacco. Acidino, formaggioso, senapato, cipolla dolce. Eravamo venuti per il grilled cheese, ma siamo usciti più piacevolmente stupiti, se in italiano fila, dal panino di cui parla Franci, dal Macbeth. Amici, con quello che l'abbiamo pagata, vogliamo farlo un room tour di questa stanza di Londra? Prego ragazzi. Avete subito una zona studio che ci sta un gnomo praticamente. Questa casa si chiama Micro Studio, di nome e di fatto. Ma non di prezzo. Più o meno la casa di Pozzetto nel ragazzo di campagna. Un angolo cottura dark, carino e caratteristico. La stanza è finita, c'è il letto. Abbiamo una fantastica vista sui palazzi dei ricchi di Londra. Questo è il bagno. Il bagno è mega accettabile, quasi quasi dormo qua. Quanto ci è costata? Una fortuna. Siamo qui 5 notti, ci è costato 760 sterline, circa 170 euro a notte. Ricordo che noi l'abbiamo presa perché aveva la zona studio, ma la zona studio sono tipo 30 centimetri. Fortunatamente per noi hanno un coworking incluso nel prezzo, vorrei anche vedere. Continua il nostro tour per Londra alla ricerca dei migliori grilled cheese sandwich. Siamo da The Wigmore. Ho giusto un po' di appetito. Siamo entrati, il posto dentro è veramente molto figo. Sappiamo già cosa ordinare, ma guardando il menù siamo andati in difficoltà perché c'è un sacco di altra roba buona. Wow. Wow. È arrivata un'astronave di formaggio, ragazzi. Proprio quello che volevamo. Incominciamo dalla variante di questo video, che è lo scotch egg. Sì, esatto. Prima facciamoci il fondo con lo scotch egg. Non so bene da che parte prenderlo. Sono un po' in difficoltà. Metterei un po' di salsina. Sei sicura di essere del mestiere? No, assolutamente. Il prossimo, quello di Giano, lo tagliamo a metà. È un uovo piccolino, è un uovo di quaglia. Dentro il nido croccante di questa cosa qua, che non so ancora cosa sono. E ovviamente c'è anche la parte di carne macinata. È un po' complicato, ragazzi. Il secondo proviamo a tagliarlo a metà. Eccolo qua, ragazzi, diamogli giustizia. Franci, hai capito la reference? Sì, ho capito la reference. Attacchiamo. Sarà buono? Sarà cattivo? Il più buono mangiato finora. Sì? Male. È incredibile, ragazzi. Allora, in questo piatto di leggero non c'è niente, preparatevi. Sopra, crosticina croccante, formaggio bello filante, c'è anche un po' di gusto senapato, c'è anche qualche vegetable, però 90% parliamo di formaggio, è strepitoso. Cioè, non so, dobbiamo anche parlarne di questa cosa qua. Passerei tutto il giorno solo a fare questo gesto di staccare tronchi di formaggio uno dall'altro.
poi ragazzi è infinito, ce ne hanno portato una porzione gigantesca. Questa credo che possa definirsi la felicità. Qui sono anche estremamente gentili e puntigliosi e ti dicono anche quante calorie hanno i piatti che state mangiando. Siamo sicuri che vogliamo dire quante calorie ha il panino? Il grilled cheese sandwich ha 1281 calorie. Quello che mi è piaciuto tanto di questo panino, oltre alla presentazione in stile Star Wars, è che oltre al formaggio di ottima qualità ci sono cubetti di sottaceti, cetriolini, cipolline. Sono molto utili per dare quel tocco acidulo che va a contrastare la grassezza del formaggio, che altrimenti dopo un po' rischia di essere stucchevole. C'è anche un tocco di senape molto molto interessante. Stiamo parlando di un panino devastante, ma che costa, Franci? 12 sterline e 50. Siamo in un posto pettine, ma come vedete è un prezzo che per un panino così grosso secondo me ci può stare. Super soddisfatti ragazzi, piaciuto tanto tanto tanto, sia per quello che abbiamo mangiato ma anche per quello che abbiamo speso considerando il posto in cui ci trovavamo. Panino devastante, vi direi che è super consigliato. C'erano anche degli hamburger ai tavoli di fianco che parevano molto seri, ma noi eravamo qui per una missione e quindi siamo stati coerenti e focalizzati. Ne approfittiamo visto che siamo in zona per portarvi a un mercatino molto carino. Questo ragazzi è un mercato che si trova all'interno di una chiesa sconsacrata. Raga, ma è bellissimo! Non ci fermiamo a mangiare perché abbiamo già mangiato. C'è un odore di aglio pazzesco. Io penso che l'aglio sia l'ingrediente per cui gli inglesi sono più in pieno in assoluto. Se scendete al piano di sotto c'è una cripta, che era quella della chiesa, dove hanno fatto altri spazi per roba da bere. Qui in particolare c'è tutto il crafting della birra. Che figata è! Inquadratura deve finire in un nostro video. Per forza. Carino il mercato di Camden, ci sono anche tante puttanate. Pieno di puttanate. Per quello che è carino. E comunque la Rona Croft li ho finiti tutti, non posso non fare la foto con lei, eh. Ecco, penso che questo si possa definire il negozio più sobrio di Camden. Guarda che figo. Lo compro subito, anzi ne compro due. Quindi, visto che siamo a Camden, approfittiamo per provare qualcosa anche qua, no? Siamo da The Cheese Bar per assaggiare qualcosa di formaggioso, sicuramente un grilled cheese sandwich. Franci ha voluto poi prendere una roba che non è un grilled cheese. Perché a me piace fare variazioni sul tema e farvi vedere anche altre golosità in questo video. Comunque sempre formaggiose. Intanto è arrivato il grilled cheese sandwich. Momento copertina. Ah. Promette molto bene il ragazzo, eh. Vado? No ragazzi, ci siamo. Il formaggio è pazzesco perché io ne ho assaggiato un pezzettino prima. La qualità del formaggio è di livello. Pucciolo nel miele. Abbiamo anche il miele. Madonna. È la prima volta che ci portano il miele col grilled cheese. Scelta super azzeccata, tra l'altro è miele con pezzettini di tartufo. Non vi dico la combinazione col formaggio, ragazzi. È Stilton questo. Cropwell Bishop Stilton. È gustoso e con il miele insieme è una bomba. Spacca. Tra l'altro credo sia il primo Stilton che mangiamo in un grilled cheese sandwich. Perché le altre volte era quasi sempre cheddar. Ma non è vero, raga, che in Inghilterra non hanno formaggi, eh? Magari avranno meno varietà dell'Italia e della Francia, ma comunque hanno dei formaggi che si difendono bene anche qua, eh. Nel frattempo è arrivato un altro piattino e adesso ci divertiamo. Questo dovrebbe essere Gouda. Non vedo l'ora di affondare questo pezzo di pane dentro questo formaggio. Togliamo il cappello. Che buono, con le cipolle. È una roba porcosissima, buonissima. Ma perché non ce la siamo inventata noi prima? Il tappo che Francia ha lasciato incustodito me lo mangio io. Molto buono anche questo formaggio. Col freschino che fa fuori oggi. Ah, ma è ardente sta cosa. Questo piatto è proprio l'ideale. Formaggio, cipolline.
ok raga, è un piatto super semplice, non c'è niente di elaborato, niente di complesso, però questo è comfort food all'ennesima potenza. Questo è Baked Waterloo. Waterloo cheese è una sorta di camembert. Poesia. Ragazzi, abbiamo chiuso con il botto il video dei grilled cheese sandwich. Erano tutti molto buoni, ma questo alla fine è stato paradisiaco. Perché era Stilton, banalmente, per l'abbinamento con il miele. Abbiamo pagato 37 pound, come al solito, economico ma non economicissimo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, perché noi ci siamo divertiti un sacco a farlo. E ad andare in giro per Londra. Aspetta, per Londra? E andare in giro per Londra a scovare i posti migliori per voi. Alla prossima!